A rischio crollo il ponte sulla foce del Bussento a Policastro, nel tratto della statale 18 che unisce la frazione rivierasca con Scario. A causa del maltempo il livello del fiume ha raggiunto i livelli massimi, è già straripato in diversi punti nelle campagne circostanti ed ha eroso una parte del ponte. La violenza del fiume ha aggravato le condizioni della carreggiata, sono comparsi una crepa e un avvallamento. Una parte dell'asfalto è franato insieme al terreno verso il fiume e la scarpata continua a crollare. Una situazione di pericolo che ha reso necessaria l'adozione di misure di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica. Se la situazione non peggiora, resta in vigore il senso unico alternato regolato da un semaforo, altrimenti sarà interdetta al traffico l'intera carreggiata. La situazione è preoccupante ma sotto costante monitoraggio. Sul posto tecnici della provincia, del comune, del genio civile e della protezione civile, ai quali spetta il compito di disporre gli interventi che eventualmente si rendono necessari nell'immediato a tutela della sicurezza pubblica. Solo quando le condizioni meteo saranno migliorate potranno essere eseguite le ispezioni tecniche necessarie per verificare la staticità del ponte e quindi gli eventuali interventi di messa in sicurezza da eseguire. Intanto il comune di Santa Marina sarebbe stato costretto a presentare una denuncia contro un cittadino di Policastro che ha causato il blocco del flusso delle acque che scorrono nel torrente che attraversa località Fiumara nel tratto di sua proprietà. La mancata manutenzione ha causato nella notte lo straripamento del canale e l'allagamento di un'abitazione. La proprietaria ha presentato denuncia contro il vicino di casa che non pulisce il torrente e che non permette ad altri di farlo al suo posto, mettendo a rischio tutto il sistema idrogeologico di Policastro. Ora la parola passa ai carabinieri. Intanto tirano un sospiro di sollievo Villammare, Capitello e Sapri, che temevano un'alluvione come un anno fa. Fortunatamente i canali non sono esondati, evitando l'allagamento di strade, case e negozi.